Oggi timbriamo il mondo. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi vi mostrerò la collezione intera dei miei timbri. Preparatevi perché ne ho tantissimi. Non vi farò vedere soltanto i timbri, ma anche alcuni utilizzi di essi. Alcuni poi ve li linkerò sotto forma di video perché già li ho usati insieme a voi, ma in qualche modo vi farò vedere come utilizzarli in maniera creativa e differente dal solito. Bene, prima di cominciare però, se non siete ancora iscritti al canale, correte subito a farlo. Cliccate sul quadratino rosso che vedete in basso a destra nell'angolino del video, oppure sotto al video dove c'è la parolina iscriviti. Cliccateci sopra e rimanete a far parte per sempre della grande famiglia creativa di Arte per te. Detto ciò, andiamo di là che ho tantissime cose da mostrarvi. Oggi vi faccio vedere la mia collezione di timbri e di materiali per lavorare con i timbri e vi spiego un poco come ho imparato in questo periodo a lavorare appunto con i timbri. I timbri di nuova generazione non sono più quelli che ricordiamo noi elementari con la base in legno che si stampigliavano, o meglio, quelli ci sono anche, ma sono fantastici questi timbri in silicone. I miei sono tutti della Bobbani e derivano dall'anno di collaborazione con questa azienda, collaborazione che si è conclusa e da cui ho tratto appunto molti insegnamenti, uno tra i quali quello di utilizzare i timbri e di rivalutarli anche in ambito creativo, perché molto spesso il timbro viene visto come quella cosa a stampino che non ha nulla di creativo, ma in realtà può diventarlo, e può diventarlo usando cosa? La creatività. Allora, vi faccio vedere intanto i timbri. Prendo questo. Allora, questi sono dei fiorellini. C'è questo mazzolino e i singoli fiorellini. Allora, come si usano questi timbri? Vi faccio vedere. Si stacca la pellicola, si prende la base per timbro, si stacca il timbro dall'acetato. Sono abbastanza resistenti e sono totalmente lavabili. Si attacca sulla base per timbro, come vedete, e poi con un inchiostro si sporca il timbro, quindi si fa la timbrata. Quindi, ad esempio, io voglio scrivere, voglio abbellire la pagina di un quaderno. Cosa faccio? Prendo il cuscinetto, lo capovolgo sul timbro, tampono per far passare tutto il mio inchiostro. L'inchiostro si fisserà sulle parti alte, quindi, essendo trasparente, posso valutare dove fare la stampata e decidere se farla tipo per così, o se farla per così, insomma, o se farla qui, ad esempio, io la farò qui. Poggio, schiaccio bene e quindi rimuovo la base. E voilà, la mia pagina è fatta e decorata. Se volessi apporre un altro decoro, sarebbe molto molto semplice. Riposiziono il timbro al suo posto, prima voi lavatelo perché i timbri sono lavabili, quindi lavateli, sporco di nuovo. Io sto usando il nero, ma potete usare qualunque colore voi desideriate, e dopo aver sporcato ben bene il timbro si procede alla stampata. Voilà. Adesso, vista così, la cosa è semplice, no? Però guardate, già in 448 la pagina è decorata. Mettiamo sia un diario, un quadernino che vogliamo decorare in maniera più graziosa, è bastato un attimo. La creatività può consistere non solo nella composizione, che qui sto lasciando molto basica, ma anche per esempio nella colorazione. Si possono prendere
varie sfumature di colore, per esempio i toni del blu, e cominciare per esempio a colorare i nostri fiorellini un po' come ci pare, del tutto a fantasia. Quindi magari mettere del giallo al centro, un azzurro nella parte superiore del fiore, un verde acqua nella parte inferiore. E essendo questi colori acquerellabili, con il pennello appena sporco di acqua acquerellare il fiorellino e renderlo più vivido, e quindi usare il timbro come traccia, ma poi sviluppare un concetto creativo basato sul colore, sulla composizione, insomma un po' la rivalsa di chi non è ancora capace di disegnare in maniera completa, autonomamente, senza appunto togliere il gusto della creazione, della composizione, e nello stesso tempo anche dando il piacere di poter creare qualcosa, no? Perché anche quello è importante. Con le matite acquerellabili la cosa diventa un giochino da ragazzi, diventa molto molto piacevole. Potete anche ripassare sulla timbrata, tanto l'inchiostro non va via, non si solubilizza. Molto carino, no? Benissimo, adesso vi faccio vedere quindi gli strumenti utili per... gli strumenti utili sono sicuramente l'acqua brush, sicuramente gli acquerelli, sicuramente le matite acquerellabili, oppure si può timbrare in maniera distanziata dal foglio. Cosa significa? Io per esempio voglio che un soggetto risulti 3D. Abbiamo fatto queste stampate, poi magari voglio che un fiorellino fuoriesca dal contesto, che ne so, questo, prendiamone uno bello evidente, una bella margherita, fuoriesca dal contesto e crei un bel contrasto cromatico. E allora prendo il mio fiorellino e lo voglio tingere, mettiamo il caso, tutto di verde, per creare un piccolo adesivo tridimensionale. Posso anche combinare i colori e stampo il mio fiorellino, faccio una bella stampata e tiro via. Vedete? Benissimo. Quindi cosa faccio? Lo ritaglio. Adesso posso anche decidere di fare il procedimento inverso, cioè qui prima ho stampato e poi ho colorato, qui invece ho stampato a colori e adesso magari metto della certezza attorno ai bordi. Prendo una penna che speriamo scriva, si scrive, e magari contorno un po' distaccata il mio fiorellino. Potreste usare anche una tratto pen volendo, eh? Poi faccio un secondo giro sul perimetro del fiore. Ok, e adesso ritaglio. Scotch biadesivo spessorato, se volete che l'adesivino si distacchi dal fondo, oppure normale se invece volete farlo aderire come una qualunque figurina. Lo scotch e voilà, lui sta in 3D rispetto allo sfondo, ed ecco che le composizioni possono arricchirsi sempre di più. I timbri, tra l'altro, non stampano soltanto su carta, ma stampano anche su acetati con l'utilizzo di inchiostri indelebili e stampano anche, vi ricordate la tecnica in cui vi ho fatto vedere come si rimpiccioliscono le vaschette di carta? Bene, potete stampare anche lì e fare dei ciondolini bellissimi, perché naturalmente quello che è stampato su un timbro di questo tipo è sicuramente un disegno molto bello da rendere ciondolo, perché ci sono tanti tipi di soggetti che si prestano a questo tipo di lavorazione.
Allora, cominciamo proprio dai soggetti fioriti. Vedete, questo è quello che abbiamo usato noi. I timbri si presentano così, dopodiché, dopo averli usati, riaderiscono alla loro superficie. Questi non stanno aderendo perché non sono puliti, ma una volta lavati riaderiscono, quindi si mette sul retro la loro figurina in modo da capire sempre che tipo di disegno abbiano. Dove si trovano i timbri? I timbri si trovano o nei negozi online che si occupano di scrapbooking, non ultimo Bobbani, ma questi arriverebbero dall'America, quindi ci starebbero tanto e soprattutto paghereste un sacco. Ma li trovate anche su AliExpress, su Banggood, li trovate in spesso anche alla Lidl, basta tenere gli occhi aperti e rendersi conto di ciò che sono. Necessaria è la base da stampo, che è questa base di plexiglass spessa circa un centimetro. Ci sono di varie dimensioni, se dovete comprarne una vi consiglio questa dimensione, che è una dimensione grande, in modo da poter mettere sia il singolo adesivo che un'intera composizione, nel senso voi potreste decidere di comporre un'immagine a timbri, quindi stamparla e avere già una card bella e pronta con una sola stampata, mentre se volete per timbri piccolini delle basi piccole le vendono anche, sappiate che però sono abbastanza costose. Io vi metto man mano dei link qua sotto in cui potete trovare le varie cose, i vari strumenti, saranno tutti link affiliati Amazon, quindi facile reperibilità e sicurezza anche nelle spedizioni, perché Amazon è sicuro. Stessa cosa per i timbrini di inchiostro comune, anche questi sono di varia natura. C'è quello super professional della Bobbani che costa un pochino, sui 7 euro, sui 12, non mi ricordo, i prezzi ve li trovate qua sotto. E poi ci sono quelli di AliExpress e Banggood che sono invece molto molto economici e anche molto buoni, perché timbrano e stampano benissimo. Ci sono in questo formato e ci sono in questo formato piccolino. Mi dirò, io quasi preferisco questo perché riesco a controllare bene tutta l'aspersione di inchiostro e soprattutto riesco a matchare bene i colori. Cosa intendo per matchare bene i colori? Fare queste sfumature sovrapponendo timbri diversi sullo stesso stampo. Sappiate che però così i timbri un pochettino patiscono, perché il colore dell'uno passa sull'altro, ma se non facessi questo io non sarei ombretta. Ci sono bellissimi anche i timbri metallici, quindi dorati, argentati, per Natale li useremo ragazzi, e vi posso assicurare non costano tanto. Vi metto tutto qua sotto nell'info box, vi metto anche altri timbri che magari non siano Bobbani. E i timbri ci sono di qualunque colore, vedete, argento, rosso, blu. Ci sono anche in questo formato quadrato, che è una via di mezzo tra questo e questo, quindi come vedete i formati sono davvero davvero tantissimi. I timbri sono belli perché ci accompagnano in ogni occasione e ora ve ne renderete conto. Pasqua, e allora ecco i timbri per Easter: i piedi del pulcino, le orecchie del coniglio e le varie uova. Quindi volendo si potrebbe comporre un coniglio con l'uovo, le orecchie e i piedi, e poi gli occhiali e il cravattino, e lui già c'è. Se vogliamo esagerare ci mettiamo accanto il cespuglio col fiorellino e la card è completa. I timbri per le festività aiutano tanto. Continuiamo con le festività e vediamo che timbri di Natale sono in mio possesso. Ci sono queste che sono le icone, cioè sono timbri piccolissimi per creare dei microadesivi, delle micro stampate su delle card, e hanno tantissimi soggetti, dalla riga da spuntare al Christmas wishes, il cuoricino, la sferetta di Natale, il regalino, insomma tanti tanti soggettini natalosi. Poi sono 45 timbri in una cartina. Poi il mio preferito, Santa Claus, il pupazzo di neve, i vari regali, la ghirlandina, guardate che carini, ho ho ho. Poi c'è l'albero di Natale, il cavallino, altri regali, le matriosche, un po' di personaggi che possono essere la Befana, il pupazzo di neve, Babbo Natale, l'altro pupazzo di neve, il diavoletto e l'angioletto, icone varie, la zucca, quindi Halloween. Qui ci sono le icone per festicciole invernali ed autunnali.
Poi i timbri aiutano moltissimo chi non è bravissimo con le scritte, perché per esempio ci sono per i biglietti augurali intere serie di timbri che scrivono il messaggio augurale: Happy birthday, happy holiday, thinking to you, Merry Christmas. Quindi tanti messaggi belli e pronti senza sbattersi con la brush lettering, che molte volte non c'è tempo. Così anche you are invited, you, thank you, invited, date, questo è tutto per fare gli interni, per fare un bigliettino. Quindi. E poi ci sono varie, i timbri varie con happy birthday, yellow, tanti timbri messi insieme che possono servire. Devo dire che questi timbri sinceramente sono quelli che uso di meno, perché è noioso secondo me andarli a cercare tra i mille mila emoji, icon, insomma sono tutte robe troppo piccole che o sai di averle e le hai scelte con una cognizione di causa perché devi fare un biglietto, o ti dimentichi di averle. Quindi tra tutte sono quelle che vi consiglio di meno da comprare, o comprarle quando già siete ben avviati con questo tipo di creatività. Bellissimi invece i pattern. Cosa sono i pattern? Ora ve li faccio vedere. Dei timbri che simulano gli sfondi. Per esempio, questo simula i vari tipi di muri. Questo, la pietra, il legno. Questi stampati uno accanto all'altro in un angolo rendono il lavoro molto molto particolare. Guardate questo anche con muretto a mattoni, a legno, a pietra su pietra, insomma sono molto carini, possono essere molto utili. Doodle, come dice appunto lo stampo stesso, con delle ripetizioni di fantasia che possono servire come sfondo. Per esempio questo tipo zentangle poi tutto colorato può essere molto bellino da usare. Poi ci sono quelle dal un po' romantiche, scritte quando vogliamo fare qualcosa di antichizzato, quindi dare due tre stampe di questo senza che si percepisca nemmeno cosa sia il significato della scrittura. Oppure tutte le lettere come battute da una macchina antica, quindi si possono prendere a una e comporre le parole, o altri testi da aggiungere sui retri delle nostre composizioni. Così anche così questi, e qua ci sono i numeri battuti a timbro. Poi ci sono le varie fantasie, quindi gli ingranaggi che possono essere composti da di loro. Per esempio questi messi a differenti scalini stanno benissimo, si possono comporre veramente degli ingranaggi, magari usando dei toni metallici diventano un qualcosa di bellissimo per la festa del papà, per qualcosa di simil robotico, sono molto molto belli. I floreali, allora abbiamo visto quello all'inizio e quello che vi ho scelto perché era molto grazioso. Poi ci sono questi con queste fantasie ultramoderne che simulano dei fiorellini. Questi potete utilizzarli appunto per delle composizioni un pochettino più simpatiche, oppure le classiche foglie autunnali che non vanno mai in letargo loro, sono sempre di gran moda e sono bellissime perché hanno le ombreggiature. Qui già hanno il chiaroscuro, quindi qualche tocco di acquarello ed il gioco è fatto. Rimaniamo in tema autunno, una mecciata tra un pattern e i soggetti, quindi sono degli animaletti, delle piume, degli uccellini, però con anche un pattern scritto al loro interno, per dare una nota più romantica a quello che vogliamo stampare. Molto belli questi, come molto belle anche la collezione Woodland con tutti gli animali della foresta, quindi l'orso, però fatto in chiave illustrazione bambino, il gufetto, per poter adornare magari anche qualche bigliettino per i piccoli, gli uccellini, la volpe. Questo è uno dei miei preferiti e sono il Be Light Stamp. In pratica c'è la lampadina, essere luminosi, la lampadina che si illumina, le bandierine, i soffioni, cuoricini, decorazioni varie, molto molto romantico e molto carino. Poi altro adorabile è questo, che è High Heart Stars, ed è in pratica quello che spinge a rimanere un po' bambini, quindi la mongolfiera, l'orologio, il tempo che passa, la bicicletta, i giochi di bambino, Imagine,
dreamer, rimaniamo un po' sognatori, e comunque sono tutti elementi che possono poi essere utilizzati per altro. Questo me l'avete visto usare per le cabine, quindi potete farvi un'idea anche su come utilizzare i timbri guardando i vari video di Arte per Te in cui li ho utilizzati. Ve ne metto qualcuno dove ce l'hai col pallino ed altri nell'info box. Questi sono tutti i temi estivi: l'ombrellone con la sdraio, le ciabattine, la stella di mare, l'ippocampo, la crema solare, il castello di sabbia, la cabina, il pesciolino, bellissimo questo. Come favolose le farfalle. Avevo detto che li conservavo puliti, mento spudoratamente, mi sto accorgendo. Cioè, io li uso moltissimo e vi giuro, nella maggior parte dei casi li poso puliti, evidentemente. Facendo questi video mi sono annoiata e li ho messi dentro così. Ma guardate cosa sono queste farfalle. Anche queste me le avete viste usare in un bellissimo bigliettino di Arte per Te. Questi per esempio sono della Lidl e sono bellissimi anche. Vi li faccio vedere. Ecco qua. C'è un rosone, il violino, la chiave, è molto più romantico, il francobollo, la timbrata, l'uccellino, la nota musicale, il pattern scritto, sono più variegati, vedete, non vanno solo per un argomento, ma spaziano. E questo era un set Lidl, per farvi capire che sono la stessa identica cosa. Questo è pulito, solo che il timbro è rimasto macchiato, me lo ricordo perfettamente perché ci ho passato mezz'ora a pulirli. E sono i vari tipi di corone, anche questo usato su un video di Arte per Te. Bene, questa è tutta la mia collezione di timbri, parecchia, eh? Bene, da oggi due di voi avranno anche altri due timbri. A due fortunati che lasceranno un commento qua sotto arriverà ad uno questo e a un altro questo. Non so quale manderò a chi. Sorteggerò due di voi e li sorteggerò così. Commento dal più recente al meno recente. Quello estratto e quello prima di lui. Ve lo dico subito. Quindi poi li metterò in busta chiusa, non andrò alla posta a fare una raccomandata, ve li spedirò con posta semplice e incrociamo le dita che arrivino. Voi avvisatemi quando arrivano perché io ve li spedisco, ragazzi. Quindi spero che questo regalino di fine video vi sia piaciuto. Io non metterò giveaway nel titolo, quindi sono certa che lo scopriranno solamente le persone che sono arrivate fino a questo momento, e sono felice di regalarlo a regalare questi timbri a due di voi. Timbri molto carini e molto versatili. Spero che questo pensierino vi faccia piacere, come spero abbiate gradito questo video che tra l'altro mi avevate chiesto proprio voi. Bene, vi ho spiegato come funzionano, vi ho spiegato cosa potete fare. Ora sbizzarritevi e ditemi voi come usate i vostri timbri, e se avete i timbri, se siete già passati a questo tipo di creatività scrappara. Bene, io vi mando un grande bacio, andiamo di là che ho ancora qualcosina da dirvi. Visto quanti timbri? Sono bellissimi, certo facilitano molto il lavoro di chi deve fare delle cose in serie. Se dovete fare dei bigliettini di compleanno, delle bomboniere o degli scatolini, insomma, certo aiutano parecchio la creatività. E poi non è detto che una cosa in timbro è una cosa seriale, basta poi personalizzarla come vi ho fatto vedere, con le acquarellature, con i glitter, come vi pare, ma divertitevi soprattutto nelle composizioni, perché l'estro creativo può svilupparsi anche componendo una serie di timbri insieme. È un buonissimo esercizio di composizione, vi dirò. Bene, se questo video vi è piaciuto, timbratemi un bel pollice in su, condividete questo video sulla vostra pagina Facebook e grazie di cuore se lo farete, perché questo aiuta semplicemente Arte per Te a diventare ogni giorno un pochino più grande. Detto questo, non mi rimane che invitarvi a seguirmi anche sui miei altri canali, Ombretta, Due Cuori Una Cappa e Poti Toys, dove troverete Enzino e Gabriele. Io lì non ci sono. Poi troppa esposizione. Invece vi aspetto sempre sulla mia pagina Facebook, su Instagram e su Pinterest. Cercate Arte per Te su tutti i social, e Arte per Te c'è anche su Twitter. Bene, quindi cercatemi ovunque. Io sono lì ad aspettarvi dove c'è il bollino rosso col pennello bianco. Sono io. Adesso non mi rimane che augurarvi uno splendido proseguo d'estate e noi ci ritroviamo sempre qui, spero, per il prossimo video. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!